Gentili signori sportivi all'ascolto, buon pomeriggio dallo stadio Elferecina di Macerata, dove stanno scendendo in campo le formazioni della Maceratese e dell'Atletico Ascoli. Diamo subito immediatamente lettura delle formazioni. Per la Maceratese: Giustozzi, Mariani, Marco, Massini, Rapagnani, Canavessio, Brack Cohen, Iacchetta, Campana, Ciono Pisciuk, Cascianelli e Papa. In panchina mister Marinelli ha portato il portiere di riserva Simoncini, Padella, Volunni, Diarra, Cesca, Giaba, Bonifazzi, Postacchini e Bruciapaglia. Risponde l'Atletico Ascoli con Albertini, Porfiri, Fabi Cannella, Sosi, Santoni, Filipponi, Mariani, Edoardo, Tedeschi, Rosa, Giovannini, Iachini. A disposizione di mister Filippini, Spinelli, Di Silvestre, Mattei, Veccia, Tarli, Teodori, Mariani, Gibillieri, De Marco e Carillo. Dirigerà l'incontro il signor Correia della sezione di Ancona, coadiuvato dagli assistenti Loren Beico della sezione di Iesi e allievi della sezione di San Benedetto del Tronto. Veloce? Indubbiamente. Eccolo già, eccolo, bello, bellissimo, ottimo, stop controllo, ottimo. E c'è il gol del vantaggio. Passato esattamente al 19esimo. Ha realizzato il numero 7, Edoardo Mariani, esattamente al 19esimo. Un contropiede, bella la gestione del pallone da parte sì, di Giovannini. Sì, no, per carità, però soluzioni, Ciono Pisciuk, Iachetta, dovrebbe tentare l'uno, dovrebbe puntare, eccolo. Uno alla sua, infatti. Bello. Rete, bello, rete, bello, pareggio bello, della Maceratese. Ci stanno seguendo. Ci hanno sentito, sì. Chi è che ha realizzato? Adesso vediamo il marcatore biancorosso. È Papa, come viene sempre lui, esattamente al 29esimo. C'è un'intesa perfetta fra la Iachetta e Papa. Era un po' la maglia nascosto al limite nel contesto dell'area piccola di porta della Maceratese. Comunque segui Mariani, attenzione, mamma. Oddio, no! Autogol. Autorete. Vabbè, non si può giocare così male con una difesa. Grave. Poi io non so un rinvio c'è stato. Che poi la palla praticamente un rinvio di un difensore della Maceratese che ha colpito. Esatto, al centrocampo. Vediamo Iachetta. No, non è Iachetta. No, eccolo Iachetta. Eccolo Iachetta, rete! Gran gol di Iachetta. Bellissima gol. Sull'appoggio di Campana. Campana appoggiata a Iachetta dai 35 metri. Bellissimo gol. Bellissima partita. Bellissimo gol, bellissima partita. Siamo al 38esimo. Riprendiamo la linea dallo stadio Elferecina, dove ci apprestiamo ad assistere alla seconda frazione di gioco tra Maceratese ed Atletico Ascoli, che sono andate al riposo con il punteggio di 2-2. Ricordiamo la sequela delle reti per il vantaggio ospite al 19esimo con Mariani Edoardo, pareggio della Maceratese al 29esimo con Papa. E di nuovo in vantaggio al 36esimo l'Atletico Ascoli grazie a un autogol di Rapagnani, immediato però il 2-2 della Maceratese due minuti dopo con un gran gol di Iachetta. C'è stato un cambio, un secondo cambio per la Maceratese, perché in precedenza era uscito se non ricordo Cascianelli, esatto. Al suo posto era entrato Bruciapaglia, ora è entrato Diarra con il numero 18, ma non abbiamo scorso bene, non so se tu lo hai Enrico, ma io non ho visto bene. Sto il vedendo cambio. Perché è stato comunicato dallo speaker, ma nella confusione generale, francamente, vediamo, è un uomo di centrocampo, Marinelli sta industriandosi per tutta dall'inizio della partita a trovare una soluzione a centrocampo, visto che quello schierato con Cascianelli, che poi come tu hai detto è stato sostituito con Campana e con Bruciapaglia, e con Rapagnani ha mostrato molti limiti. Allora, come hai prima sottolineato, è uscito Cascianelli, cioè ecco Cascianelli, Rapagnani, Campana ha mostrato molti limiti, per cui è uscito, la prima sostituzione è stata quella di Cascianelli, ora
è entrato anche Diarra, Diarra, ecco Diarra che riparte. Però ecco, c'è Mariani che non so se lo permette. Ora eccolo. Attenzione, errore, gli Iachetta del portiere avversario, gli Iachetta, due uomini di Iachetta. Rete. No. Sembrava rete, allora, francamente. E sono tre volte che la prospettiva ci inganna, no. Prima con l'Atletico, adesso con pure evidentemente questa scusa Gianluca, non è tanto la prospettiva quando, come dire, la conseguità del gol, perché l'aveva costruito, per come l'aveva costruito, per come si era mosso e per come la posizione da cui ha tirato sembrava destinata inevitabilmente al gol. Quindi la prospettiva però siccome prima due volte è capitato a me. Minuto, adesso scusa. Adesso è il sesto minuto. Anzi, la palla viene lasciata a Mariani. Esce un po' male il portiere, salva sulla linea bianca. Gioca fermo. Intervenuto l'arbitro, aveva salvato in rovesciata Sosi, ma l'arbitro era già intervenuto. Questa è pericolosa. Mariani taglia l'area, entra. Bravissimo. Fermato bene da Bruciapaglia. Raddoppio di marcatura. Era Campana, esce. È bravo adesso a fermarlo in angolo. Ed bravissimo. È Bruciapaglia che prima in scivolata riesce a togliere il pallone poi all'ultimo momento a Mariani, che si era sfuggito. Prima Campana. È stata l'unica squadra ad avere la grande occasione del secondo tempo. All'inizio è stata del secondo tempo e sarebbe stata l'occasione probabilmente della vittoria. Purtroppo. Ecco, ora è l'ultimo assalto da parte, siamo al 49esimo, al nostro, probabilmente sarà l'ultima possibilità. E il pallone che termina fuori, e in questo istante il direttore della gara decreta la fine dell'incontro. Ribadiamo il risultato finale 2-2 tra Maceratese e Atletico Ascoli, le reti tutte realizzate nel primo tempo. È andata in vantaggio al 19esimo l'Atletico Ascoli con Mariani Edoardo, il pareggio della Maceratese con con Papa. Papa, poi c'è stato l'autogol di Rampagnani e poi al 39esimo il pareggio definitivo di Iachetta. Enrico, una partita senz'altro bella, risultato giusto, primo tempo scoppiettante, nella ripresa, a parte quel lampo di Iachetta, però è senz'altro calata di intensità. Sì, molto, le squadre hanno speso moltissimo nel primo tempo, un ritmo incessante, un alternarsi di colpi di scena, di belle azioni e di belle conclusioni sull'uno e l'altro fronte. Poi è stato pagato forse più di quello che si poteva immaginare, però diciamolo pure, nel secondo tempo l'Ascoli ha pagato moltissimo, non è più esistita nel secondo tempo salvo nel finale quelle due incursioni di Mariani. La Maceratese è apparso leggermente meno stanca, però molto annebbiata, con un Diarra a centrocampo veramente imbarazzante, posso dirlo? Sì. Ci dispiace imbarazzante, però l'evidenza non si può negare. Ed anche l'occasione che rimane difficile da metabolizzare di Iachetta, che è stato bravissimo a fare tutto da solo perfettamente, leggermente impreciso il diagonale e tutto è finito. Però ecco, la Maceratese anche nel secondo, salvo questo, non ha fatto nulla, quindi un pareggio giusto, un primo tempo, una partita bella però a metà, il resto bellissima nel primo tempo, mediocre nella ripresa, un pareggio che toglie sempre che inciderà sulle possibilità della Maceratese, perché ripeto, questo è il secondo scontro diretto in casa con un competitor importante dopo Monturano ed è il secondo pari. Se Benissimo. Martelli è contento, vedrà che sono i due punti. Benissimo, quindi da Macerata è tutto. Gianluca Astaferro e Enrico Catturini vi danno appuntamento per le prossime partite.